Buongiorno a tutti, visto che mi piace cucinare, oggi voglio invitarvi nella mia cucina dove vi preparerò un piatto tipico umbro, la torta al testo. Per preparare questa favolosa pietanza umbra occorre mezzo chilo di farina, una bustina di lievito istantaneo, un cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e 250 ml di acqua. Io, per farla più morbida, faccio misto acqua latte. Infatti, vedete che ho preparato anche la bottiglia di latte. E niente, adesso peserò i vari ingredienti che mi servono, ovvero mezzo chilo di farina, ho anche il dosatore per i liquidi, la ciotola dove mettere la farina, poi occorre ovviamente una forchetta, un cucchiaino, un cucchiaio e poi questi sono per la cottura. Ma ne parlerò nella prossima clip che aggancerò a questa. Buona giornata! Come potete vedere, nella ciotola ho già messo tutti gli ingredienti di cui avevo bisogno, ovvero mezzo chilo di farina, una bustina di lievito, un cucchiaio di sale e un cucchiaio di zucchero. E poi, per farla sempre più morbida, consiglio un cucchiaio o due di parmigiano per chi vuole. E invece di qui nel dosatore ho messo i 250 ml misto tra acqua e latte, un po' più di acqua, un po' più di latte, questo fate veramente a occhio, non cambia, e i 2 cucchiai di olio extravergine. Andrò ad amalgamare l'olio nella ciotola, l'acqua col insomma latte e olio nella ciotola e poi inizierò piano piano con la forchetta a girare per comporre il nostro impasto della torta al testo umbra. Ci vediamo alla prossima clip. Adesso verso l'impasto, diciamo liquido, in quello solido e inizio ad amalgamare con la forchetta lentamente, così. Ci vediamo quando l'impasto sarà più denso. Ecco circa come deve venire l'impasto. Bello compatto e omogeneo. Potete deciderlo poi di dividerlo in due per fare le due torte, perché vengono due torte grandi circa quanto un piatto piano, oppure fare riposare l'impasto. Non serve per forza far riposare l'impasto. Adesso lo coprirò o con un panno da cucina oppure con la carta velina. Quanto lo fate riposare, anche 2 ore, quanto vi pare, non è veramente importante farlo riposare. E adesso ci rivedremo quando dovrò stendere l'impasto. Alla prossima clip. Ciao! Ecco qua, sono stato in ufficio e mo sono tornato dal lavoro. L'impasto, diciamo, avrà lievitato un po', l'ho fatto in pausa pranzo. Eccolo qui. Bello, morbido e profumato. Adesso lo impasto nuovamente un pochino di qui sul piano di lavoro. E lo divido in due parti, più o meno uguali, perché dovrò fare appunto due torte più o meno tonde, che adesso andrò a stendere con il mattarello. Ecco qua, ci vediamo nella prossima clip. A me devono spiegare come facevano le nostre nonne a fare degli impasti perfettamente tondi, che sembravano degli orologi. Perché guardate qua, ne ho stesa già la prima e tondeggiante lo è, ma ancora niente di che. Poi dopo ovviamente prima di cuocerla darò una nuova piccola stesura con il mattarello. Alla cotta su un testo che va riscaldato. Se la cuocio subito dopo averla stesa, conviene accenderlo al massimo quando si sta stendendo l'impasto, per poi abbassare al minimo sul fuoco più grande quando poi si mette la torta appunto sul testo. Andrà cotta in totale 20 minuti, 5 minuti per lato e girata ogni 5 minuti per l'appunto. Ecco qua. Ci vediamo alla prossima Le due clip. torte pronte ad essere cotte sul testo.
Oh yeah. E adesso l'ultimo tappa, la cottura. Prendiamo la torta e la mettiamo sul testo che è già caldo. Ecco qua. E la buchiamo con una forchetta. E lasciamo cuocere, come avevo detto prima, 5 minuti per lato. Appena girato la torta, dopo 5 minuti ed è ben messa, quindi magari basterà cuocerla anche 15 minuti, sempre 5 minuti per parte più o meno, e l'ultima 2 minuti e mezzo circa. E poi si taglierà con questo bellissimo coltello qua, ecco qui, tagliandola per il mezzo. E farcita a piacere. Con prosciutto, oppure c'è chi mette verdure salsicce, uno vede quello che gli pare, bene o male, si può farcire a piacere. Ecco Pronta, qua. la togliamo dal testo, ecco qua. E adesso procediamo al taglio. Consiglio di mettere uno scottex sotto, così, perché scotta. Uno sopra, così. E ecco, con il coltello così si taglia, facendo girare la torta mentre la si taglia, piano piano, e la si divide in due, per poterla poi farcire come si preferisce. Io consiglio sempre un buon prosciuttino crudo. Soprattutto se la si vuole portare in un picnic, oppure se uno ha la fortuna di poterla consumare calda, è buonissima anche con verdure e salsicce, che non è male. Ecco qua, la si apre adesso dopo averla tagliata e la si farcisce a piacere. Ecco qua. La prima torta farcita al prosciutto cotto, pronta per essere tagliata e mangiata. Ho appena finito di tagliare 6 spicchi di torta, più o meno uguali. Ho tagliato le due torte. Mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante: circa ogni torta va farcita, se usate l'affettato, con 150 g dell'affettato scelto.